Tragedia della strada, a Caorle, ragazza alla guida di un'auto invade la corsia opposta e si schianta contro un'altra vettura. Due anziani coniugi perdono la vita. Ma adesso però incombe la cronaca. Tragedia questa mattina a Caorle, un'auto che invade la corsia opposta e travolge un'altra vettura. Muoiono due anziani coniugi molto conosciuti in città. Sono le 7.50 del mattino. Raimondo Ruzza, 84 anni, e la moglie Lucia Striuli, 80, stanno viaggiando in direzione San Donà di Piave. Nella loro Audi A4 berlina viaggiava anche una nipote. La coppia di anziani, molto conosciuta a Caorle, sta percorrendo un lungo rettilineo che da Brianna, frazione del paese, porta verso la località degli Stretti. Le condizioni di visibilità sono ottimali e non piove. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Caorle, intervenuta sul posto per i rilievi di legge, un'auto, una Volvo blu condotta da una donna moldava di 27 anni, residente a San Stino di Livenza, ha invaso la corsia opposta alla direzione di marcia dell'anziana coppia. Sulla traiettoria della donna, l'Audi A4. Devastante l'impatto tra le due auto di grossa cilindrata. Le poche auto di passaggio hanno dato immediatamente l'allarme. Sul posto anche l'elicottero del SUEM di Treviso. L'anziana donna, Lucia Striuli, è deceduta praticamente sul colpo, mentre il marito, Raimondo Ruzza, è morto qualche ora dopo il ricovero all'ospedale dell'Angelo a Mestre, a causa delle gravi ferite riportate. In prognosi riservata, ma non grave, anche la nipote che viaggiava con la coppia, la moldava, che avrebbe causato l'impatto mortale. Raimondo Ruzza era molto conosciuto a Caorle. Per anni aveva gestito la più grande motonave caorlina, che effettuava escursioni turistiche in laguna e a Venezia. Raimondo Ruzza aveva da qualche anno trasferito l'attività ai due figli, che gestivano ora le escursioni lagunari. Appena appresa la notizia, i due figli si sono recati immediatamente, uno all'ospedale dell'Angelo a Mestre, per constatare lo stato di gravità del padre, mentre l'altro ha accompagnato la mamma nella cella mortuaria del cimitero di Caorle, dove è stata ricomposta la salma.